Nuovo appuntamento con l'intervista, ben trovati, benvenuto quest'oggi in studio a Gilberto Idonia. Buongiorno e buonasera. Attore... strappato all'arrivo in aeroporto. Non si fa così, perché io mi mettevo una giacca e ti facevo... No, invece non mi hai detto niente, così dicevo io. Agli attori è consentito tutto. Grazie. Attore di teatro, di cinema, di televisione, ma qual è il settore che preferisci, Gilberto? Ma guarda, io principalmente preferisco il teatro perché ha qualcosa che il cinema, la fiction non ti daranno mai, il pubblico. Allora, nel teatro, innanzitutto lo spettacolo che tu vedi una sera non sarà mai uguale a quello della sera successiva, perché nel teatro ogni sera c'è qualcosa di diverso. Mentre quello che vedi al cinema, nella fiction, una volta che viene fatto il montaggio, vedrai sempre quello. La differenza qual è fra il cinema e il teatro o la fiction? Che il teatro muore ogni sera, mentre nel cinema e nella fiction, poi alla fine, dopo 20 anni, se ti guardi Malena, ti vedrai sempre là, alla stessa maniera, con le stesse mosse, gli stessi atteggiamenti, le stesse battute. Per cui è bello il teatro per questo motivo, però ha questa grande sfortuna che ogni sera quello spettacolo muore e finisce lì. Anzi, oggi che ci sono gli strumenti, qualcuno col telefonino registra qualche spezzone, e adesso il teatro ha la fortuna di resistere al tempo. Ma mentre una volta, quando non c'erano questi strumenti, moriva effettivamente quella sera. Allora, iniziamo parlando proprio di teatro. Com'è cambiato il teatro negli ultimi anni in Italia e poi in Sicilia in modo particolare? Allora, il teatro è cambiato, ormai sono 30 anni che racconto questa storia, perché avendo due tipi di teatro, il teatro sovvenzionato, che non ha mai pensato al pubblico, ma ha solo pensato a riempire bordereau. I bordereau sono quegli strumenti che giustificheranno poi all'ente pubblico l'effettuazione dello spettacolo, e molte strutture teatrali hanno pensato solo a riempire bordereau, non curandosi del pubblico, perché alla fine ottenevano grossissimi contributi, era il loro obiettivo finale. Mentre ci sono altre strutture teatrali che non godono di sovvenzioni, io appartengo a una di queste, che pensano esclusivamente al pubblico, a trascinare il pubblico. Ora, il danno fatto da questi teatri sovvenzionati è stato quello di non coinvolgere i giovani, perché avendo solo obiettivo raggiungere il finanziamento, o avere posti vuoti, o avere posti pieni, o avere giovani, o avere meno giovani, non era un problema. Mentre creare il futuro cliente sarebbe stato per loro un obiettivo importante, dato che potevano farlo. Perché se tu hai 1 milione a fondo perduto, perché non crei i giovani che vengono a teatro, pagamento di 1 euro? Cosa gli scostava fare teatro alle sedie, perché tanti teatri pubblici fanno spettacoli alle sedie, e invece coinvolgere i giovani e portarli a teatro piuttosto che lasciarli a ubriacarsi per le strade, oppure stare là tutti ormai con questi cellulari che giocano. Quindi si è perso il pubblico. Infatti, se si va a teatro, almeno parlo dei teatri non sovvenzionati, abbiamo l'utenza, i più giovani hanno 50 anni, perché quel pubblico che è stato abituato al teatro, che ama il teatro e ama vedere gli spettacoli, mentre purtroppo i giovani sono stati abbandonati, e quindi non abbiamo questo pubblico che abbiamo perso, non andrà mai più a teatro. Ma la crisi comunque si è fatta sentire anche per i teatri sovvenzionati, stipendi non pagati? Certo, perché là si è sperperato, nel senso che un regista che in un teatro non sovvenzionato vale 100 euro, nel teatro sovvenzionato prende 100.000 euro, e spesso questo cachet è uno scambio merci. Io invito il regista del teatro di Milano a Catania, e poi il teatro di Milano chiamerà il regista di Catania a Milano, e quindi sarebbe un cambio merci, e naturalmente a costi elevatissimi.
E questo ha fatto sì che poi il piccolo attore non viene pagato e loro hanno avuto questi cachet colossali. Ma d'altra parte, un pezzo dell'Italia è fatta così. D'altra parte, se chi ci gestisce politicamente fa questo, cosa insegna agli italiani? Che bisogna fare questo, anzi, più si frega e più si è furbi, e quindi noi siamo un popolo di furbi. Tu che avevi lasciato Catania teatralmente qualche decennio fa, 5 anni fa, hai fatto una scommessa che hai in qualche modo vinto. Ma praticamente, guarda, nel 92, anno 92-93, sono stato costretto a lasciare il Teatro Metropolitan con 8.700 abbonati. Ero l'attore che aveva più abbonati in tutta Italia. Lo diceva il mio agente orgogliosamente, Michele Palatella. Ma com'è possibile? Perché qualcuno andava a offrire al Teatro Metropolitan un progetto dicendo: noi ci affittiamo il teatro, basta che lui non fa spettacoli. Per cui io prima avevo il Teatro delle Arti, mi fu chiuso perché c'era una porta 3 centimetri più stretta, poi andai in un altro teatro e lo chiusero. Praticamente io sono passato da una chiusura di teatro all'altro, però non sapendo che chi mi faceva questi dispetti ha creato la mia fortuna, perché poi me ne sono andato a Roma, ho fatto teatro in mezzo mondo, per cui alla fine, anche se qualche testata locale non ha scritto mai su di me niente, poi ho avuto il giornale in prima pagina, La Stampa di Torino, che parlava di me per uno spettacolo alla New York University. Ho fatto spettacolo nei teatri più grandi del mondo, quindi mi sento soddisfatto. Perché sono tornato? Perché il Teatro Metropolitan, dopo che mi lasciò, anzi mi costrinse a lasciare e andare via nel 93, mi ha chiamato 4 anni fa e mi disse: senti, siamo in profonda crisi, puoi tornare a fare teatro. E siccome il mio amore è stato sempre il teatro, e poi mi dispiaceva che nella mia città non fossi presente, non volevo nemo profeta in patria, io volevo essere profeta in patria, e quindi sono tornato. Ma prima di tornare al teatro, in quello stesso anno, si vede che era un anno fortunato, fui chiamato a fare una lezione magistrale all'Università di Catania. E quel giorno ci fu il giornalista, direttore, vice direttore del Corriere della Sera, Nino Milazzo, che disse una cosa che mi fece commuovere fino alle lacrime, dicendo: vedete, questo attore aveva il Teatro delle Arti che distava 700 metri, perché il Teatro delle Arti distava 700 metri dall'aula Mammagna dell'Università di Catania, ha dovuto fare 700.000 chilometri. Io ho fatto lezioni nelle maggiori università di mezzo mondo e adesso, dopo aver fatto 700.000 chilometri, oggi tiene una lezione magistrale all'Università di Catania, che forse quello è stato il mio più grande successo, perché ritornavo con la bandiera da vincitori. D'altra parte, mentre una volta, se non ti scriveva un giornale che eri stato a Buenos Aires, a Montevideo, a New York, a Montreal, a Toronto, a Caracas, a San Paolo, a Rio, non lo sapeva nessuno. Oggi c'è uno strumento che ha fregato la carta stampata. Che è internet. Perché una volta la carta stampata era come il mafioso. Lo fai così, non ne parlo di te. Oggi si può ignorare la carta stampata, perché il giorno che all'ambasciata di Washington mi hanno nominato ambasciatore della cultura siciliana nel mondo e italiana nel mondo, anche se non lo scrisse il giornale che doveva scriverlo come orgoglio, lo scrisse il web. E ci sono le foto. Bisogna però stare attenti alle notizie che passano su internet, ma questa, certo, è un'altra storia. Questa è un'altra storia, perché adesso c'è l'abuso. Però io ho vissuto i momenti veri, quelli che si realizzavano, per cui mi sento soddisfatto, voglio dire. E il ritornare mi ha fatto ritrovare quel vecchio pubblico che abbiamo chiamato una stagione a 4 stelle, perché erano gli alberghi in cui portavo la mia compagnia, che partendo da Catania, avendo noi fatto tournée col Ministero degli Esteri,
ci spettava l'albergo a 4 stelle. E mi ricordo una battuta di due vecchi attori della mia compagnia, quando arrivammo in un albergo di San Paolo dove era alloggiato il Presidente della Repubblica Italiana in quel periodo, ci disse: Nina, ammucciate sta valigia, come arrivano qua, mancano fanno trasere. Quindi in quell'anno riparte la tua passione, diciamo, per il teatro anche a Catania. Sì, era la gioia di ritrovare il mio pubblico principalmente, e l'ho ritrovato, devo dire, con tanto affetto. E anche i programmi che presentiamo sono del nostro teatro, quel teatro che da certi falsi uomini di cultura, falsi intellettuali, è stato snobbato. E invece questi falsi uomini di cultura, questi falsi intellettuali che ostentavano per i teatri, non sanno che questi testi hanno creato la cultura siciliana nel mondo. Io quando vado fuori, inizialmente soffrivo perché siciliano uguale mafia, e ne soffrivo tanto. E alla fine di un mio spettacolo, proprio io mi mettevo un vecchio soprabito, me l'aveva dato un vecchio emigrante, mi disse: questo è il cappotto col quale sono arrivato, lo teneva come un oggetto sacro e me l'ha regalato. È un vecchio cappello, una valigia di cartone, e quando tutti pensano che è finito lo spettacolo, quindi io sto per andare via, ritorno con questa valigia di cartone, sto vecchio cappello, e rivolgendomi a questo pubblico nelle città in cui mi trovo, dico: posso dirlo quello che dico? Sì, 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 lo puoi dire. Lo so che per voi il siciliano è solo un mafioso, e per altri di voi il siciliano è wap, dingo, maccheroni, come avete chiamato mio padre quando venne a lavorare qua negli Stati Uniti. E per altri di voi il siciliano è un terrone mafioso. E per altri di voi il siciliano è solo un patasusias per i lordi. Come avete chiamato mio nonno facendolo piangere quando è venuto a lavorare qua in Argentina, patasusias per i lordi. Però dovete sapere che io vengo da un paese dove, quando vi passeggiava lo scienziato Archimede e il poeta Sofocle scriveva e recitava le sue tragedie e Demostene vi dava le sue lezioni di oratoria, voi, tutti voi, non eravate ancora nati, mentre noi siciliani eravamo già grandi. E come vi direbbe nella sua lingua la mia gente? Uauci. Tutti uauci. Ero solo nuddu ammescato con niente. Bellissime parole. E quindi questa è stata la mia grande rivincita, di andare in giro per mezzo mondo grazie al Ministero degli Esteri. E il Ministero degli Esteri mi ha chiamato solo perché un giorno Furio Colombo, vedendomi alla New York University, scrisse un articolo bellissimo sulla bravura di quest'attore e la sua compagnia, che ero andato con i miei soldi per la prima volta in tournée, che i soldi di Marcia Agostino, io sono andato in tournée. Furio Colombo scrisse questo articolo che era andato con i miei soldi e fui chiamato al Ministero degli Esteri. Un funzionario mi disse: ma lei è il direttore di una compagnia di professionisti? Dico: sì. E lei lo sa che per andare all'estero c'è bisogno del nostro nulla osta? E io ho detto: guardi, noi eravamo in vacanza, i siciliani ci hanno chiamato, fateci qualche cosa della nostra cultura. E quello mi fa: lei è il solito bugiardo siciliano. Poi si alza, mi stringe la mano: sono orgoglioso, sono siciliano come lei, da oggi in poi lei girerà col Ministero degli Esteri. E quindi ho avuto tanta fortuna e ho dimostrato che se esiste il teatro italiano, esiste perché c'è stato Pirandello. Ma chi l'ha tirato fuori Pirandello, che non voleva scrivere per il teatro? Un attore che si chiamava Angelo Musco, che ci disse: ma scrivesse qualche cosa, perché non c'hai niente a che fare, perché i testi di Nino Martoglio li ho fatti tutti. E quindi Martoglio e Musco
coinvolgono Pirandello, che lo portano a Nobel e naturalmente portano Angelo Mosco poi alla gloria, alla sua fortuna. E quindi in questo teatro, portato in giro per il mondo, ho fatto riscoprire una Sicilia diversa, che era la Sicilia della cultura, che è quella che ci rende orgogliosi. Nel 78 il tuo debutto nel cinema, ma poi arriva anche Malena di Peppuccio Tornatore, che possiamo dire è stata la tua fortuna cinematografica. Ma sì, io lo racconto sempre. Io debutto con una fiction favolosa che è La Piovra, che fa altre cose. Poi sono stato chiamato a fare un film in Russia e non capivo perché mi avevano chiamato, ma lo capii dopo, perché quando arrivai in aeroporto il tassista mi diceva splut, splut, che significa piovra. Sì, comincio, però devo dire che Malena mi dà una popolarità internazionale. Quando lo scopro, io già avevo cominciato a girare dal 93 in giro per il mondo ed ero uno sconosciuto che andava a fare teatro e basta. E dopo il debutto di Malena, siamo nel 2001, arrivo a Buenos Aires, dove andavo in Argentina due volte l'anno, come andavo in Brasile, in Venezuela, e uscendo dalla porta dell'aereo, sai, dopo un viaggio lunghissimo, si è mezzo addormentati, stanchi, così, e mi affaccio e vedo che c'erano tanti operatori con le cineprese, con videocamere, e io ho detto che ci sarà qualcuno importante su questo aereo, e sotto c'era il mio agente che mi faceva, mi voleva dire sì, erano tu lì per te. Mettiti, perché io non ero in posizione da farmi riprendere. Lui con quel dito come diceva sei tu, sei tu. Quando l'ho capito ho fatto un bel sorriso e poi subito un'intervista, e quindi ho scoperto che Malena mi aveva dato quella marcia in più, per cui in quella tournée c'era l'attore di Malena questa sera nello spettacolo di Pirandello. In quel periodo facevo Berretta Sonagli e Gattacicova, perché nelle mie tournée all'estero ho sempre messo un Pirandello, però poi Mosco. Il Pirandello perché mi obbligava il ministero, ma io recitavo tutti gli spettacoli di Mosco in italiano, quindi era divertente, certo, anche sì. Quello, e la gente che veniva, sempre ritornando al nostro teatro, mentre quando gli portavano gli spettacoli dei teatri sovvenzionati, quelli difficili, perché se non era difficile non era cultura, la gente all'estero che partiva da una cultura piccola, a volte inesistente, e restavano, se ne andavano disamorati. Infatti ci fu un ambasciatore a Montevideo, Ratzenberger, cito il nome, disse: fino a quando sarò ambasciatore verrete solo voi a fare teatro qua, perché voi entrate in sintonia con il pubblico. Perché i nostri emigranti, molti erano partiti con la cultura della civiltà contadina, i ragazzi non li mandavano a scuola. Qual è la loro cultura? La cultura dei proverbi. Gli anziani insegnavano i figli e i nipoti mentre zappavano in campagna la cultura del proverbio. Cupecura se fa, o lupo se mangia, non te fa. E quindi con i proverbi gli insegnavano a vivere, che era una grande cultura, anche se poteva far sembrare da ridere. E questa cultura io l'ho intrapreso quando nasce la prima radio libera in Italia, e una delle prime fu Radio Sud, e io tutti i giorni dall'una alle tre a Radio Sud. E prima andai, innanzitutto mi chiamavo Lorenzo Spambinato, non mi chiamavo, perché mi sentivo un attore importante, quindi questi che andavano alla radio libera certe volte erano scrausi, e dicevo che ero un bigliettaio della SCAT, ex AMT, in pensione. E quindi mi preparavo, raccontavo, dopo due giorni non avevo più niente che dire. E mi trovai in difficoltà, che non mi disse, ho finito il pezzo, devi parlare. E allora dissi, va bene, adesso faremo un giochino. Io dico un proverbio e chiedessi che premio dai. E io farò una battuta. Adesso questo mazzo di cavoli nostri diventeranno cavoli vostri. Il proverbio è cupecura si fa,
e loro chiamavano il numero 33 91 92 e da quel periodo tutta la barriera mi odiò, perché io gli dicevo: forza, preparate il numero 095 33 91 9 e il 2 tenete fermo, come io do il via lasciate il 2. Tutte queste persone bloccavano la centrale di barriera, perché sai, le prime radio libere, certo. E così nacque l'idea di fare proverbi, e naturalmente poi regalavo anche dei biglietti per il teatro alla Civita, il Teatro delle Arti. Così nacque il primo grande pubblico mio, che così cominciò a conoscermi, ma non sapeva che recitavo. Io dicevo che andavo in tribuna a vedermi gli spettacoli, perché ero Lorenzo Sbambinato. Tra un po' parleremo anche della tua esperienza nelle emittenti locali siciliane, ma intanto torniamo al cinema e alla televisione. Dopo Malena anche tante fiction, l'ultima, L'onore e il rispetto, che poi ti ha fatto conoscere insieme a Malena e ai film che hai fatto al grande pubblico. Io devo dire che mentre il cinema ti può dare una notorietà nel campo degli specializzati, perché un film, anche il più importante, non avrà mai 8 milioni di spettatori in un momento. E devo dire che la fiction, io ne ho fatte tante, eccetera, eccetera, ma sull'Onore e Rispetto, che è una serie che ha avuto tanto successo, tanta fortuna, che fra altre cose aveva delle storie, che fra la penultima puntata e l'ultima morivano tutti, perché per continuare devono raccontare altre storie. Quindi io, come procuratore trapanese, restavo in vita solo per fare delle liti con la Martinez, perché poi ho iniziato facendo solo queste scene, per arrivare alla 10, in cui sono uno dei personaggi più importanti. Fra altre cose, mi avevano fatto morire con un infarto e poi mi hanno chiamato di corsa mentre già era in onda per risuscitarmi. Mi hanno messo in ospedale con delle flebo, perché dice: c'è pericolo che dobbiamo continuare e ti vogliamo. Quindi ero morto con un infarto, e poi hanno girato nelle ultime due puntate che stavo con le flebo. Stavo male, ma intanto ero in vita. E devo dire che la popolarità che ti dà la fiction non te la dà il film, perché ripeto, 8 milioni di spettatori non te li darà mai nessun film. Ma nessun film, perché è difficile. Poi, mentre là la gente a casa magari ti vede e poi ti riconosce, quindi questo è bello. Però ripeto, ho conosciuto tanti registi. Io ho conosciuto per esempio un regista, l'altra sera hanno trasmesso un suo film, Mussolini ultimo atto, Carlo Lizzani, che secondo me è stato il regista più importante che ho conosciuto. Perché? Per un motivo: perché per me era un mito, e quando ho cominciato a girare con lui, ti racconto, alla prima scena, ciac, azione. Dopo un poco, stop, scusami Gilberto, ho sbagliato. Lizzani: scusami Gilberto, ho sbagliato. E questa cosa forse bisognerebbe farla a questa maniera. Va bene, maestro. Azione. Allora, caro signore, stop. Scusami Gilberto, ho sbagliato. Forse ripartiamo alla terza volta. Scusami Gilberto, ho sbagliato. Alla terza volta ho detto: scusami maestro, tu sei il mio mito. Non mi puoi dire più Gilberto ho sbagliato. Mi devi dire esattamente: Gilberto, questa cosa non la stai facendo come si deve fare. Falla a questa maniera. Hai capito? Lui si mise a ridere. Ah, ti devo dire così? Certo. Mi devi dire: questa cosa non la stai sapendo fare. Non mi devi dire: scusami, ho sbagliato. E così, man mano, siamo diventati amici. Un giorno io facevo un poliziotto, inseguivo un magistrato, il film era La donna del treno, e lo pedinavo perché avevo una relazione con un giovane, e ci porto in un paese, adesso non mi ricordo bene il paese dove eravamo, un grosso centro, e noi dovevamo girare una scena in mezzo alle macchine. Io guardavo in un bar, ero solo io, però nel paese si sparge la voce che c'è Carlo Lizzani, una piazza piena, immensa. Allora fa un primo ciac, io dietro la macchina, dà il secondo, va bene, stop, finito. Allora mi avvicino a Lizzani e dico: maestro, ma non puoi fare così.
ma vedi che qua ci sono 10.000 persone che ti stanno vedendo all'opera, per favore facciamone un'altra. A un certo punto mi devo urlare: Gilberto, ma com'è? Lo sguardo deve essere più penetrante, vai a destra, ma com'è che non sai fare le cose? Lui, sorridendo, si presta a questo gioco, gira il terzo ciak e si mette a urlare. Alla fine di queste urlate, un grande applauso, da parte del pubblico piazza. Presente. E quindi là ho scoperto che avevo a che fare con un grande uomo, regista. Un grande uomo, un grande regista, perché mi insegnò due cose. Primo, mi disse: non esistono piccoli ruoli o grandi ruoli in un film. Esistono solo piccoli attori o grandi attori. Quindi anche se dici il pranzo è pronto e lo sai dire, se lo dice un grande attore resta impresso. E poi ho scoperto che più grandi si è e più modesti si vive. Tornando all'Onore e Rispetto, tornerà in televisione, quello che si chiedono in molti? Allora, non dovrei poterlo dire, ma siccome non sto dicendo niente di strano, allora Onore e Rispetto 5, infatti poi fu titolato Ultimo Capitolo, doveva finire lì. All'improvviso, mano a mano che lo mandavano in onda, è cresciuto il consenso e quindi non sapevano come fare e l'hanno finito quasi in mala maniera, perché hanno pensato di continuare. Qual è il problema? Che non vuole continuare il protagonista, che vuole diventare buono e quindi ormai ritrovato la figlia vuole essere buono. Per cui se scrivono una storia che a lui piace, si continuerà e non so come lo chiamerà, Onore e Rispetto, guardati l'ultima. Questo lo so perché c'è stato un incontro, abbiamo fatto una festa torta champagne per celebrare i grandi risultati e magari Elisa Gastoni mi diceva: disgraziato, io sono morto e non ci sarò e tu ora ti hanno messo le flebbo. Ci disse: che ci posso fare? I disbastardi, come mi dicevano, hanno questa fortuna che sono ammirati, e quindi io in questo ruolo un po' particolare, se c'è ci sarà. Ma lo sapremo ben presto se ci sarà. Gilberto, tanta televisione anche nelle emittenti locali siciliane, che ricordo hai di quegli anni? Eravamo negli anni 80, adesso vedremo anche qualcosa. No, ma io allora, io ho cominciato con Radio Sud e poi sempre in questo famoso orario un giorno pensai e andai in una televisione, Teleonica, non la vedeva nessuno, però dico: ora vado là. E così un giorno mi presentai al suo direttore artistico Augusto D'Urso, che mi disse: che fai? Dico: niente, mi metto il frac e facciamo un programma importante. E quindi siamo là. Questo è un grande violinista, Imperato. E quello è un grande violoncellista, ecco, Longo, grande, grandissimo. Quindi la fascia radio era quella dell'ora di pranzo? Quella sempre della radio, perché io purtroppo ero impegnato e quindi dall'una alle tre. E poi da questo inizio, dopo tre mesi, quattro mesi, il successo fu enorme, eclatante, fui chiamato a Telecolor per fare un programma, Il Salotto di Gilberto. Nello stesso orario feci fuori una presentatrice che faceva un programma in quell'orario e così continuai fino a quando poi andai via da Catania, perché mi divertiva e mettevo sempre la nostra cultura come protagonista, mettevo un proverbio, mettevo qualcosa, perché mi interessava che la gente non avesse la preoccupazione di dire, come facevano una volta, non parlare siciliano. Certo. Oggi i ragazzi, per esempio, non sanno parlare siciliano. Certe volte c'è qualche siciliano catanese che dice beddu. Ma come dici beddu? Cioè, dillo beddu, perché abbiamo la nostra lingua, no, non la perdere. Perché un'altra cosa, che andando in giro per il mondo
Io cosa dico? Che i siciliani sono testa dura, cioè, la sorte straordinaria del popolo siciliano è stata quella, i siciliani sono andati in giro. La caparbietà. Per il mondo a milioni, ma mai per spirito di conquista, ma con umiltà e fatica. E certo se ne sono andati in mezzo mondo in giro, Brasile, Cile, sono partiti i più poveri, barbieri, calzolai, però appena sono arrivati sul posto hanno mandato i loro figli a scuola a studiare, li hanno fatti diplomare, laureare. E ovunque si sono fatti apprezzare. Come simbolo di riscatto. Però i siciliani, siccome amano la loro cultura, cosa dicevano ai figli e ai nipoti? Oh, mi raccomando, vedete che dovete parlare siciliano. Mi raccomando, perché un popolo resta libero fino a quando parla la propria lingua? Perché un popolo, mettito la catina, spogliato, la toppata, ciao bucca, è ancora libero. Trovateci un travaglio, un passaporto, un letto dove dormi, un tavolo dove mangia, è ancora ricco. Un popolo diventa povero e servo quando ci rubano la lingua dotata dai padri. E allora è perso per sempre. Diventa povero e servo quando le parole non figliano altre parole e si mangiano tra di itti. Me ne adugno ora, mentre accordo la chitarra del dialetto che va perdendo una corda lo giorno. Mentre a ripezzo la tila camuliata che tessendo le nostre ave e collana di pecore siciliane. E sogno povero, hai le denari e non le posso spendere, le gioielli e non le posso regalare. Un povero che allatta dalle minni sicchi della madre putativa, che lo chiama figlio per ingiuria. Nuovo, ce l'aveva una madre, e ne rubano. Aveva le minne con fontane di latte, uno ci vippano tutti e ora ci sputano. Ne restavo la somiglianza, l'andatura, i gesti, i lampi dall'occhio. Chi si non ne può rubare? Non ne può rubare, ma restiamo poveri e orfano stesso. Grazie Gilberti Doni, abbiamo terminato, il tempo è volato, parlare con te è sempre un piacere. Grazie a voi e grazie a Rai TV che ancora tiene alto il nostro patrimonio e la nostra cultura. Grazie a chi ci ha seguito, appuntamento alla prossima settimana con l'intervista.